questa puntata. Festa della Liberazione, 400.000 euro per l'80° anniversario. Sanità RSA per distanze minime, tra strutture occorre l'autorizzazione. Valdichiana Senese in finale per diventare Capitale Italiana della Cultura 2026. €400.000 a sostegno delle iniziative per la celebrazione dell'80° anniversario della liberazione della gran parte del territorio toscano e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste. L'Aula ha approvato il provvedimento con 24 voti favorevoli, PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e 7 astenuti, Fratelli d'Italia e Lega. Questa è una norma che io ho voluto con grande forza, 400.000 euro perché quest'anno è l'80° anniversario dalle tante stragi nazifasciste che hanno segnato la storia della nostra regione, dell'80° anniversario della liberazione. Per dire che la Toscana non si volta dall'altra parte, per dire che serve continuare a ricordare perché quello che è accaduto non accada più e perché quel tempo noi dobbiamo portarci l'esperienza di costruire un mondo migliore. Quello che è accaduto non deve accadere più e noi dobbiamo spiegarlo, raccontarlo alle ragazze e ai ragazzi. In quel tempo tante donne e tanti uomini hanno donato la loro vita per noi. E se noi oggi siamo cittadine e cittadini liberi, lo dobbiamo al sangue che loro hanno versato. E per questo ho voluto con forza questa norma per sostenere iniziative dei comuni e delle tante associazioni che ogni giorno si impegnano sul territorio. Un altro provvedimento che stanzia questa volta 300.000 euro per aiutare i comuni e le associazioni e le istituzioni che vorranno dedicare le loro iniziative a sostenere e a promuovere la memoria dell'80° anniversario della liberazione e delle stragi nazifasciste. Noi crediamo che oggi come non mai sia indispensabile fare un lavoro di conoscenza della storia e di custodia della memoria. Ecco, allora il Consiglio regionale della Toscana con i suoi mezzi ha deciso di investire su quei valori che sono anche alla base del nostro statuto regionale all'articolo 3. Questa è un'istituzione che si riconosce in quei valori, per questo devo dire che stupisce l'astensione di tanti consiglieri, perché non stiamo parlando di una priorità come le altre, di una cosa buona tra le altre, stiamo parlando di valori che costituiscono l'identità di questa istituzione, di cui essi fanno parte. Ecco, mi sarei aspettata davvero un'adesione corale, unanime a questa proposta di legge. Non c'è stato il nostro voto favorevole, ma non perché non siamo favorevoli a questa ricorrenza, anzi, ai giorni d'oggi, con tutto quello che succede in giro, ancora di più c'è bisogno di queste commemorazioni, perché noi volevamo che tutti i soldi dell'avanzo del Consiglio fossero utilizzati per l'alluvione e che per l'80° anniversario eccetera si ricorresse alla festa della Toscana. Avrebbero avuto gli stessi soldi con un altro tipo di finanziamento. Questo non è stato, allora ci siamo astenuti su gli 80 anni della liberazione e abbiamo votato favorevole per i soldi dati per l'alluvione, perché riguardano, diciamo, le biblioteche, i teatri, tutte quelle zone dove le persone si ritrovano e quindi sono importanti per la loro memoria, per la loro identità e per la loro storia. Sì, a maggioranza con 21 voti favorevoli, PD e Italia Viva, 5 contrari, Fratelli d'Italia e 9 astenuti, Movimento 5 Stelle e Lega, alla proposta di legge su disposizioni in materia di distanze minime tra le strutture residenziali soggette a autorizzazione. L'atto nasce dalla convinzione che sui servizi sociosanitari siano necessari una programmazione e un governo regionale in relazione alle esigenze dei cittadini, indirizzando verso una diversificazione. La PDL 174 che riguardava la distanza minima fra le RSA.
E all'interno del dibattito ci siamo trovati poi dopo in aula con tanti emendamenti che riguardavano ad esempio aree degradate, che riguardavano le strutture all'interno, i servizi, che riguardavano, per cui praticamente hanno allargato il percorso e secondo me l'identità di quella che era la PDL iniziale a tutt'altre funzioni e mansioni. Non mi sembra che sia corretto che l'assegnazione di una RSA pubblica vada messa al bando con un'offerta a ribasso. Un'offerta a ribasso vuol dire che o non si danno servizi, o non si dà la struttura, o non si dà il mangiare quello che necessita, per cui credo che già questo è un aspetto. Poi c'era appunto il discorso delle distanze, va bene, ma voglio dire, ci sono le quote sanitarie che le RSA stavano richiedendo, c'è stato l'aumento delle RSA in concomitanza con l'aumento dell'IRPEF, cioè ci sono delle cose che sinceramente andavano approfondite e andavano studiate maggiormente con la condivisione di tutti, perché ho capito e ho visto che dal Presidente Sostegni a tutta l'Aula c'è la volontà di dare un indirizzo e di avere un'identità soprattutto per le RSA migliore per i nostri anziani. Nasce da una razza precisa, e cioè quella di riacquisire una governance pubblica della programmazione degli interventi per la non autosufficienza. Tant'è che il contenuto, quello fisso che rimarrà di questa norma, è l'applicazione del decreto legislativo 502 del 93, che prevedeva la possibilità delle regioni di introdurre una verifica di compatibilità delle nuove strutture residenziali e semiresidenziali, cosa in Toscana non era mai stata fatta, ma che ora con questa norma introduciamo. E infatti un articolo della norma che abbiamo appena approvato dice che la Giunta dovrà approvare i criteri con i quali darà questo parere. Questo perché vorremmo che ci fosse una distribuzione dei servizi che sia legata ai bisogni dei cittadini e non agli interessi soltanto di alcune imprese. Noi abbiamo bisogno intanto, per esempio, che ci sia una distribuzione omogenea sul territorio toscano e che i servizi siano differenziati. Non abbiamo bisogno solo di RSA, abbiamo servizi di centri diurni, di servizi per chi ha più abilità e possa continuare comunque a avere una vita autonoma, ma con una serie di aiuti e di servizi. Insomma, c'è necessario di un quadro generale sul quale l'assessore sta già lavorando. Fermo restando questo che è il contenuto della norma, poi abbiamo introdotto una norma transitoria che dice: finché non c'è la programmazione regionale non si può fare un RSA a meno di un chilometro da un'altra. La razza di questa è abbastanza chiara. Noi vogliamo combattere quel sistema di elusione che è in corso in Toscana, perché come sapete la norma toscana vieta RSA con più di 2 moduli di 40 persone, quindi massimo 80 posti. Attualmente in Toscana assistiamo a RSA che vengono fatte in batteria per eludere la norma. È come quando uno trova il cavillo per non pagare le tasse, tutto legittimo, però di fatto non paga le tasse. Questo è lo stesso sistema, si elude questa norma. E allora la norma transitoria del chilometro serve per combattere questo fenomeno. Il mercato delle RSA, utilizzo questo termine brutto, sia un mercato chiuso. Ci sono 100 posti letto a disposizione e 150 persone che hanno bisogno, famiglie che hanno bisogno di un posto letto nelle RSA. Questa norma contribuisce a mantenere chiuso quel mercato. Noi pensiamo che non è detto che piccolo sia buono, così come non è detto che grande sia cattivo, noi pensiamo che buono sia buono, e da questo punto di vista, specialmente in un momento in cui la popolazione anziana cresce, in un momento in cui le famiglie sempre meno sono disponibili a tenere in casa anziani, ci sia bisogno di strutture adeguate, efficienti, moderne, dove ci sono gli strumenti della modernità, che siano palestre dignitose, piscine, ma anche connessioni internet, anche sale per collegarsi da remoto con i parenti che stanno lontani da casa per quando non possono venire a trovare la persona anziana, che ci siano corsi di computer, che ci siano spazi dove poter guardare documentari, film e tutto il resto, quello che la modernità offre. Le strutture attuali, molto spesso, non sempre per fortuna, sono strutture non adeguate, strutture al limite della fatiscenza, dove la palestra magari viene fatta sul ballatoio delle scale, e questo non è un buon servizio per i nostri anziani e per la nostra regione. Noi pensiamo che un buon servizio lo si ottenga aprendo anche la concorrenza,
viva la concorrenza, e in questo modo stimolando gli attuali gestori che fanno già un gran lavoro comunque a adeguarsi e stare al passo con i tempi. Un impianto di legge che ci convince, che abbiamo sostenuto e votato. Bisognava migliorare l'adeguamento normativo delle strutture sanitarie in Toscana. Questa norma consente agli interventi una maggiore qualità, ma soprattutto una maggiore umanità degli interventi. Questa è la finalità, e anche la sostenibilità. Il sistema delle RSA toscane ha bisogno di un livello di sostenibilità, di un adeguato finanziamento, ma anche normativa che mettano nelle condizioni chi fa investimenti di poter adeguare le strutture e fare interventi che ovviamente vedano sempre e comunque la persona al centro di queste iniziative. Tecnicamente la proposta così come formulata aveva un senso e sicuramente andava a colmare invece un lassismo che c'era stato da parte della Regione precedentemente, un lassismo che è stato anche nei controlli, tra l'altro, del proliferare di RSA che in alcuni casi appunto si sono andate moltiplicando su un territorio. Però dobbiamo andare a monte della questione, perché nello stesso momento in cui si vanno a guardare dei tecnicismi sulla costruzione di nuove RSA a fronte di una popolazione toscana che sta invecchiando e che ha bisogno di una presa in carico delle persone che vada a guardare anche alla loro quotidianità e che quindi non si riduca semplicemente a costruire o a prevedere di costruire strutture per ammassare in luoghi grandi o piccoli una popolazione che invece avrebbe bisogno di un accudimento e di una cura maggiore. Dobbiamo sicuramente andare a guardare a monte di questo problema, quindi delle RSA, e del fatto che ad esempio sono aumentate anche le tariffe per il privato che decide di mandare o ha necessità di mandare il proprio familiare in un RSA. E anche sulla qualità ci sono stati purtroppo dei casi poco edificanti su cui la Regione, prima di andare a fare una modifica su questi dettagli, avrebbe dovuto vigilare molto di più, e sono successi anche molto recentemente. La Valdichiana Senese è in finale per diventare Capitale Italiana della Cultura 2026. È la prima volta che un'unione dei comuni accede alla valutazione conclusiva per il titolo e si tratta dell'unico progetto toscano selezionato tra i 10 finalisti dal Ministero della Cultura. Un incontro per esprimere vicinanza e sostegno da parte del Consiglio regionale alla Valdichiana Senese come capitale della cultura italiana. È un modo per esprimere la gratitudine ai nostri sindaci, alle nostre sindache per il lavoro portato avanti, per dare il sostegno dell'Assemblea legislativa e per mandare un messaggio. La cultura non si fa solo nelle grandi città, la cultura si costruisce anche nei nostri piccoli borghi, quelli che ci invidiano in tutto il mondo. La cultura parte dall'identità di un territorio e penso che la Valdichiana Senese abbia tutte le caratteristiche per poter competere e diventare capitale italiana della cultura. Portare avanti la cultura e la Valdichiana Senese, che è tra le 10 finaliste della capitale per il 2026, oggi è una giornata importante perché la Regione Toscana ci ospita qui per sostenerci. Siamo in Consiglio regionale, andremo poi dal Presidente della Giunta, è un'attestazione importante che dà valore a quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di dire che l'investimento in cultura può diventare un motore di sviluppo per far crescere i territori, anche quelli più piccoli e marginali come sono i comuni e i borghi della Valdichiana Senese. Sì, siamo l'unica Toscana in finale, ovviamente cercheremo e proveremo a vincere questa bella competizione che ha visto la nostra Valdichiana impegnata negli ultimi 2 anni e mezzo, insomma, quando ero già presidente io, ora presidente Agnese, in rappresentanza di tutti i 10 comuni, tutti i 10 territori che sono ampi, sono diffusi, e penso la Toscana possa spendere le proprie carte tecniche e politiche per portarci a vincere questo prestigioso titolo che speriamo di portare in fondo nel 2026.